Oggi ho aperto YouTube e ho visto che c'erano diversi ragazzi che avevano rubato la carta di credito ai propri genitori o comunque sia alla propria famiglia per shoppare V-Bucks, gettoni su Stumble, comprare nuove PS5, nuove Xbox e un sacco di altre cose senza che i genitori lo sapessero. Ma prima di iniziare, se 10.000 gettoni vuoi trovare, un'iscrizione devi lasciare, quindi anche oggi sei obbligato a cliccare sul tasto rosso, iscriviti e sul tasto del like. Detto questo, iniziamo. Partiamo subito da questo primo video dove si vede questi due ragazzi che stanno giocando a Stumble Guys, ma improvvisamente improvvisamente praticamente non ha fatto il salto, è caduto e l'hanno praticamente eliminato e sta sclerando. Signori, che fa? Madonna raga, madonna raga, oddio, si picchia. Oh mio Dio! Oh mio Dio ragazzi, secondo me qua andrà a finire ancora peggio, perché il bambino non riesce per nessun motivo a qualificarsi nei game e a quanto mi hanno avvisato a breve si picchieranno, quindi assistiamo un po' ragazzi. Di nuovo! Oh mio Dio! Il pallone! Ma che fa raga? Ok, il fratello gli ha detto calmati, perché ti stai arrabbiando? Ora... Oh mio Dio! Si picchiano! Oh mio Dio, no, no, no. Six and a half hours. Ragazzi, non ci posso credere, eh. Di nuovo, di nuovo. No, raga, non ci... No, raga, non ci posso credere, raga. Ok, il fratello si è incazzato, si è alzato dicendo basta sclerare, basta, finisci. Oh, si picchiano, si picchiano. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Non ci posso... Non ci credo, non ci posso credere, non ci posso credere. Si stanno distruggendo, signori. Le bottiglie addosso. No, 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 questo video è... Raga, ma vi rendete conto? Questi bambini si stanno ammazzando perché non sono riuscito a qualificarsi su Stumble Guy. Peggio di me che sclero nelle live. Ma vediamo l'ultima fa... No, no, basta. Oh. Oddio, oddio. Oddio, 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 di nuovo. Allotta, allotta. Lo sta ammazzando. Non ci credo. Non ci credo. Hai rotto la sedia. Ha detto, guarda cosa hai fatto, hai rotto la sedia, vedi, vedi. Oddio, ancora l'attacco. No, vabbè, raga. No, però questo bambino è veramente pazzo. Cioè, fatemelo dire, raga. Un bambino che sclera così tante volte ogni game che non si qualifica, una roba mai vista prima. Continua. Guarda, guarda, guarda. Si rincorrono. Si rincorrono per la casa, raga. Di nuovo. La sedia a terra. Oh. No, no, basta, basta, ragazzi. Ok, per questo video è tutto. Passiamo al secondo video perché questo bambino non la finisce più. Signori, eccolo qua. Questo è l'altro ragazzo che praticamente sta andando a rubare la carta della mamma per shoppare. Ok, stanno praticamente parlando in silenzio perché devono entrare nella camera della mamma, devono entrare nella borsa e devono praticamente prendere... Oh mio Dio, la sta per rubare. Oh mio Dio. No, il portafoglio. Mentre la mamma si fa la doccia. Non ci posso credere. E ora andranno a shoppare. Purtroppo non su Stumble Guys, ma su Fortnite. Ti raccomando, $25. Non ci posso credere. Raga, raga, non fate queste cose assolutamente. Ho appena shoppato. No. Ora vedremo la reazione della mamma appena lo scoprirà, signori. Ha shoppato circa 3.000 V-Bucks, che comunque sia in gettoni. 25 euro di gettoni sarebbero non so quante gemme. E signori, il fratello l'ha scoperto. Il fratello l'ha scoperto. Oh mio Dio, il fratello ha detto, mi è appena arrivata la transazione. Ma che pensi, che sono stupido? Oh mio Dio, raga, il fratello l'ha scoperto. It says literally Tim, Tim Vlasenko. It's not my name. Oh mio Dio, vediamo un po'. No, seriously, what did you do, Tim? Did you buy V-Bucks? No, ha detto, hai comprato V-Bucks? Oh mio Dio, raga. Ok, fine, I did. Ok, raga, si sta iniziando ad incazzare. Si sta iniziando ad incazzare, signori. Ah, raga, non ci posso credere. Non hanno rubato la carta alla mamma, ma hanno rubato la carta al proprio fratello. Non ci posso credere. Allucinante. I could have been there and we could have actually prove that I'm giving him money. $500 on my card. Raga, hanno speso 500 euro con la sua carta perché hanno giocato su Rocket League, su Fortnite, su Stumble Guys, su tutti i videogiochi praticamente. Non ci posso credere. Show me what you bought.
lot. That's like $25 just on a dance. Mio. Yeah, but that video got over 2 million views. Ma fermi, perché questo è solo l'inizio del video. Stiamo per assistere a una delle clip più assurde, più inquietanti e anche paurose della storia di YouTube Italia. Preparatevi. Mi raccomando, cliccate al risultato solo se iscriviti e guardate questa clip. Signori, questo è veramente assurdo, perché vi spiego subito in pratica. Questo bambino ha accumulato per un anno intero dei soldi all'interno di questo salvadanaio. Il padre praticamente ha detto: aprilo, in questo modo possiamo pagarci determinate cose per quanto riguarda la casa. Ma il bambino mi sa che farà qualcosa di diverso, ragazzi, perché praticamente vuole riscattare i propri soldi. Comunque sta continuando a dire che sono i miei soldi, ci farò quello che voglio. E vediamo un po' cosa succederà, appunto. Vediamo un po'. Ok, raga, continua a scuotere. No, 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 ho capito tutto. Raga, non ci posso credere. Il bambino aveva accumulato circa 500 euro e li aveva spesi tutti quanti per comprare la PS5 e Stumble Guys gettoni, quindi ha già speso questi soldi. E il padre lo sta per scoprire, perché appunto nel salvadanaio dopo un anno ci sono solamente 50 centesimi. Quindi vediamo come reagirà il padre. Ok, signori, se ne sta accorgendo, eh. Ok. To do more chores around here to get more allowance money. Screw this. Oddio! No! Oddio! Raga! Me! Raga, il padre! Raga, il padre! Raga, il padre! Oh, what you gonna do about it, huh? Oh mio Dio, sì, lo sta per picchiare! Lo sta per picchiare sicuro! Raga! Oddio! Sta correndo, sta correndo! Non ci credo, non ci credo, raga! Il bambino ha praticamente rubato tutti i soldi che aveva dal salvadanaio. Il padre l'ha beccato e sicuramente, raga, si prenderà tanti di quei cazzotti. Ragazzi, che veramente lasciate stare. Ma continuiamo con la penultima clip della giornata. Il ragazzo in questione vuole comprato alla mamma un nuovo computer per giocare meglio a Fortnite, Stumble Guys e tutti quanti i videogiochi. Ma naturalmente la madre, dovendo pagare le bollette, non glielo vuole comprare. Sapete qual è stata l'idea intelligente del figlio? Proprio questa che state per vedere. Ah no, vuole la PlayStation, raga. Siete pronti? 3, 2, 1. Oh, cazzo! Ha spaccato il PC! Ha spaccato il PC perché voleva comprato la PlayStation 5 dalla mamma. E guardate ora! No! No! Oh mio Dio! No! Ancora! No, 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 vi prego, raga, no, vi prego. Oh mio Dio. Cioè, ragazzi, forse non vi è chiaro. Allora, a parte il fatto che se fosse un genitore, ragazzi, e mio figlio spacca il suo computer che utilizzava per giocare, bella lì, non glielo compro almeno per 5 anni. Ma comunque sì, è stato così pazzo che la mamma non l'ha neanche interrotto, raga. Cioè, quello continuava a prendere il PC e spaccarlo. Ora, la mamma si accorge che ha speso anche lui dei soldi, ragazzi. 400 euro per un mio gioco. Mila è 400 euro. Fortnite, what the Fortnite? Su Fortnite. Game, Fortnite? Yeah, it's a game. Okay, did you charge anything from my credit card? No. Ha detto, hai speso per caso soldi con la mia carta di credito? For Fortnite. 400 euro su Fortnite. It's a game, è un gioco. Signori, signori, impazzita la mamma. Impazzita la mamma. No, what did I... Li sta staccando tutto. Gli sta staccando tutto. Non ci posso credere, signori. Non ci posso credere. Comunque sia, per questo video è tutto. Poi mi raccomando, iscrivetevi a Cetalex se volete una parte numero 2 di bambini che shoppano gettoni, robe, V-Bucks ovunque con i soldi dei genitori. Noi ci becchiamo domani nel prossimo video, ore 19:20. Bella voi.